seconda che si trovi in funzione nominale, cioè di sostantivo o di aggettivo, o in funzione verbale, cioè di participio congiunto, il participio presente può essere tradotto con un participio presente in italiano, amans, amante, con un gerundio presente, amando, specialmente se è al nominativo, con una subordinata relativa, amans, che ama o che amava, il cui tempo va concordato sempre con il tempo della principale, oppure con una subordinata circostanziale, cioè una subordinata principale di tipo temporale, causale, oppure concessiva o ipotetica, quindi con mentre, più mentre, quando, perché, sebbene, se.